sul mio canale. Oggi per il consueto appuntamento nel quale vi parlo di serial killer, vi voglio parlare di un omicida che è veramente crudele, veramente spietato, grazie tante, è un serial killer, ovvio. Prima di iniziare però vi chiedo già scusa per come pronuncerò alcuni nomi, soprattutto alcuni nomi delle vittime, perché comunque sono lingue che non conosco, quindi se faccio qualche errore perdonatemi. Oggi vi voglio parlare di Richard Ramirez, The Night Stalker. Richard Ramirez nasce a El Paso il 29 febbraio del 1960 da una madre fortemente cattolica e un padre che usa le punizioni corporali come metodo educativo. Probabilmente la carriera però omicida di Richard è stata causata dall'influenza di suo cugino Mike, un veterano del Vietnam, il quale molto spesso mostra a Richard, che è un adolescente, fotografie di donne vietnamite che sono state uccise da lui stesso e decapitate. E poi una notte, quando Richard ha soli 13 anni, vede il cugino Mike sparare e uccidere la propria moglie. Il 17 marzo del 1985 Richard Ramirez spara alla 22enne Maria Hernandez, che però fortunatamente riesce a salvarsi, mentre invece uccide il 34enne Dale Okazaki. A distanza di un'ora dal primo omicidio, Ramirez uccide la 33enne Tsai Lian Yu sparandole due volte e la giovane viene soccorsa immediatamente, ma purtroppo morirà durante il viaggio in ambulanza. Il 27 marzo invece uccide Vincent Zazzara di 64 anni e la moglie Maxine di 44 anni. Soprattutto ha un accanimento molto forte nei confronti della donna, la quale viene accoltellata diverse volte, le viene inciso una lettera T sul seno sinistro e le vengono anche cavati gli occhi. Però qua Ramirez fa il primo errore, infatti lascia le impronte delle sue scarpe sulla scena del crimine, le quali poi verranno subito fotografate e archiviate dalla polizia. Lascia anche dei proiettili, i quali, venendo associati con i proiettili trovati sulle scene del crimine precedenti, fanno capire alle forze dell'ordine di trovarsi davanti a un serial killer, poiché appunto coincidono i proiettili. Dopo due mesi Ramirez uccide Harold Wu, di 66 anni, mentre lega, picchia, violenta la moglie Jin Wu, di 63 anni, che però stranamente la lascia vivere, non la uccide. Con il passare del tempo si può dire che Ramirez diventa sempre più violento e anche comunque sempre più disattento, poiché lascia tantissime tracce che possono portare alla sua identità. Ed è proprio in questo periodo che si guadagna il soprannome di The Night Stalker. In seguito uccide tantissime persone fino al 24 agosto del 1985, quando uccide il 29enne Bill Cars e violenta la sua fidanzata Ines Erickson, la quale poi viene obbligata dallo stesso Ramirez a inneggiare a Satana, viene legata ad una sedia e lasciata a se stessa. Fortunatamente la ragazza riesce a trascinarsi davanti alla finestra, vedere l'auto con la quale scappa il killer, riesce a contattare la polizia che la salva e lei denuncia subito l'auto alle forze dell'ordine, i quali poi la troveranno abbandonata e, prelevando le impronte digitali sul volante, finalmente riescono a scoprire l'identità dell'assassino. Cosicché Ramirez viene riconosciuto e quasi linciato dalla folla a East Los Angeles. Il 20 settembre del 1989, a processo, Ramirez viene riconosciuto colpevole di 13 omicidi, 5 tentati omicidi, 11 violenze sessuali e 14 furti, e condannato a una pena di 19 pene di morte. Però alla fine Richard Ramirez muore nel giugno del 2013 per insufficienza epatica nel carcere di San Quintino. Allora, devo dire che ovviamente, come tutti gli altri serial killer, anche Richard Ramirez mi ha lasciato la pelle d'oca, si può dire, perché comunque immaginarsi una crudeltà simile, cioè pensare che un uomo, stesso caso varrebbe se fosse una donna ovviamente, però che comunque una persona sia dotata di così tanta cattiveria verso
persone come lui, non lo so, a me fa rabbrividire sinceramente. Poi soprattutto la cosa che mi ha colpito di più di Ramirez è che talmente aveva il bisogno di uccidere che molto spesso non si curava neanche di lasciare delle prove che potessero incriminarlo, come appunto è stata l'impronta delle scarpe, i bossoli dei proiettili. Talmente era tanto il desiderio di uccidere che non gliene fregava di essere riconosciuto o meno. L'importante per lui era solo ammazzare, e davvero a me questa cosa ha spaventato parecchio, perché mi chiedo quante persone possano essere come Richard Ramirez, cioè quante persone possano avere talmente tanto questo desiderio di uccidere da fregarsene delle conseguenze. Comunque, adesso voglio sapere la vostra opinione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se conoscevate la figura di Richard Ramirez e che cosa ne pensate. Sapete che sono sempre curiosa di sapere la vostra opinione. Come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like che aiuta a far crescere e sostenere il mio canale. E iscrivetevi che sono sicura non ve ne pentirete. Detto questo, vi saluto e vi invito ad attendere il mio prossimo video che uscirà domenica. Parleremo delle creature misteriose e soprattutto parleremo di Baba Yaga.